quindi passiamo al tema del mese. Il tema di questo mese è insecure. Insecure, quindi insicurezza, e abbiamo deciso di interpretarlo parlando della ripartenza dei musei e della ripartenza dei luoghi della cultura. E come questa ripartenza abbia di per sé delle insicurezze, ovviamente, perché ci sono anche nuove soluzioni diverse da ripensare, in un mondo che effettivamente rispetto all'inizio di quest'anno è cambiato moltissimo. A parlarci di insicurezza sarà Lorenzo, con questo intervento appunto La ripartenza dei musei, il bello dell'insicurezza, il nuovo forno del pane, Lorenzo Balbi, che è direttore artistico del Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, e dell'area Arte Moderna e Contemporanea dell'istituzione Bologna Musei, e ci racconterà appunto perché nell'insicurezza c'è anche del bello. Ci provo, ci proverò almeno. No, intanto grazie mille, mi sentite Daniele? Sì, sì, perfettamente. Scusate il background, l'audio di sottofondo da bar, però ho preso sul serio l'invito della colazione creativa e effettivamente sto facendo colazione, per cui sono in un bar e in questa ora che abbiamo a disposizione volevo appunto approfondire un po' i temi che stanno alla base di alcune scelte che il museo ha fatto per questa ripartenza, ma anche come risposta immediata al lockdown e a questa necessità di chiudere gli spazi che improvvisamente si è presentata davanti a noi e un po' cambiato tutto il nostro orizzonte lavorativo. E vorrei ringraziare lo staff di Creative Morning, con cui, come dicevi tu, Daniele, collaboriamo da tempo. Spero di continuare a collaborare perché vi volevo lodare per queste belle iniziative, questo network che state creando, che è decisamente interessante, per cui bravi, e il Mambo, insomma, è molto attento anche a questo tipo di approccio, per cui grazie anche per avermi invitato, sono molto contento. Vi dicevo, abbiamo un'ora di tempo in cui vorrevo parlarvi, come sono stato invitato, questo tema della ripartenza e delle strategie che abbiamo messo in campo per ripartire, che benissimo si confà al vostro tema del mese, perché questa è una situazione di totale insicurezza, di totale necessità di sperimentazione, di trovare nuovi formati. E anche questo è un tema che voi toccate spesso con le vostre iniziative, perché è una situazione anomala. Basti pensare che il museo che io dirigo, il Mambo, che fino al 2007 si chiamava Galleria d'Arte Moderna, ed è uno dei musei più antichi d'Italia che si occupano di arte moderna e contemporanea, perché è attivo, è stato fondato nel 1975 e in 45 anni di storia questa è la prima volta che il museo deve chiudere le sue porte. Quindi basti sapere che quanto eccezionale è stata, quanto eccezionali sono stati i recenti mesi e quanto eccezionale è dovuta essere anche un po' la risposta a questa esigenza. Ne approfitto subito all'inizio, così poi il mio ufficio stampa non mi bacchetta, per dirvi che appunto ho un'ora perché alle 10 e mezza inizia la conferenza stampa di una mostra che non si può dire che inaugura, quindi che potremmo dire che apre da domani sera in un posto molto bello di Bologna che si chiama Ex Chiesa di San Mattia in via Sant'Isaia, ed è una mostra di fotografie di un maestro della fotografia italiana che è Nino Migliori, maestro bolognese della fotografia italiana, e una mostra di fotografie in cui non ci sono fotografie, ma c'è una videoinstallazione immersiva che non si può fotografare, non si può filmare, ma si può solo vivere all'interno di questa chiesa di San Mattia. E le fotografie di partenza che stanno alla base di questa videoinstallazione sono delle 81 scatti dei frammenti del relitto del 19 Itavia, che è tristemente famoso per essere stato abbattuto nei cieli vicino all'isola di Ustica il 27 giugno del 1980, causando la morte di 81 persone. Quindi questa mostra dedicata alla strage di Ustica, che domani, 27 giugno, compie 40 anni, ma è una strage che ancora non è risolta, perché ancora la verità non è emersa, mentre a galla sono emerse tantissime cose. Questa mostra cerca di continuare in questo lavoro di ricerca della verità e di mantenere viva l'attenzione su questa urgenza
attraverso le immagini di Nino Migliori. Però vi invito, quindi la mostra sarà aperta da domani 27 giugno fino al 27 settembre. Invito chi di voi sta a Bologna o passerà da Bologna nei prossimi mesi a vedere questa mostra che penso abbia dei grandi significati. Comunque, torniamo al nostro tema. Quello che vi dicevo è situazione straordinaria. Per la prima volta in 45 anni di storia il museo è costretto a chiudere le porte e lo fa improvvisamente il 25 di febbraio. Tra l'altro è molto singolare che i musei sia nella chiusura che nella riapertura siano stati in qualche modo usati come cavie, lo dico sempre questo, perché subito dopo le scuole, che era la cosa più immediata e facile da chiudere, quelli che hanno chiuso in via sperimentale sono stati i musei di tre regioni, per cui anche il Mambo, quindi Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, e hanno chiuso per una settimana. Quindi ne abbiamo chiuso dal 25 di febbraio per una settimana, per poi riaprire. Quindi la situazione della chiusura, del lockdown, era ancora una situazione del tutto frammentaria e non coordinata, non aveva una chiusura temporale o delle prospettive anche strategiche con cui potesse essere gestita. E quindi ci siamo ritrovati, vi riassumo un po' la situazione in cui era il museo. Il museo aveva appena inaugurato una mostra, un mese prima, una mostra che stava andando benissimo, tra l'altro, stava anche battendo record di visitatori, ed era una mostra che avevamo appunto inaugurato il 21 di gennaio, che si intitolava Again and Again and Again End, una mostra con artisti internazionali che indagava sul tema della ciclicità del tempo, del loop anche della vita quotidiana. In qualche modo una mostra che possiamo considerare anche un po' profetica, perché questo loop, questa nostra condizione di eterno ritorno e anche di quotidianità ripetuta è poi diventata durante il lockdown di dominio comune, quindi una mostra che anticipava dei temi di cui di lì a poco si sarebbe parlato quasi esclusivamente. E questa mostra, appunto, il 25 di febbraio si è dovuta chiudere. E adesso, visto che ho addirittura una regia, preparo Daniele di una richiesta. La prima risposta che abbiamo tentato di dare in questa settimana, vi ricordo che la domenica ci è stato detto non potete riaprire, il lunedì è il giorno canonico di chiusura del museo e il martedì abbiamo dovuto chiudere al pubblico, ma questa mostra, appunto, su cui l'attenzione era veramente tanta, il pubblico si aspettava di poterla vedere ancora, abbiamo deciso di non tenerla completamente chiusa. Quindi la prima risposta che abbiamo dato a questo lockdown è stato lo streaming di un'opera sul canale Mambo di YouTube. Daniele, trovi gli streaming dell'opera di Ragnar Kjartansson, Bonjour. Cosa abbiamo fatto? Intanto che Daniele lo cerca, cosa abbiamo fatto? L'opera centrale di questa mostra sul loop, sulla ciclicità del tempo, era una grande installazione lunga più di 40 metri, che riproduce una grande scenografia, dovete immaginare, una scenografia teatrale che ricostruiva nello spazio della Sala delle Ciminiere, che è la sala più importante, quella centrale, nello spazio espositivo del Mambo, un paesaggio della campagna francese, diciamo degli anni 50, molto romantico, con delle case, una piazza esterna con una fontana, i tavolini, una delle due case nel piano terra aveva un bar, una bella caffetteria, quelle con le tovaglie a quadretti, con i giornali, e in questa scenografia si muovevano due attori, un uomo e una donna, una questa ragazza molto bella, attraente, che probabilmente si poteva intuire potesse essere una cameriera di questo bar, tanto che aveva la sua cameretta da letto nel piano di sopra di questa caffetteria, e eccola qui, questo è lo streaming, e nella casa di destra, questa casa verde, al piano di sopra vive questa ragazza molto bella, che si sveglia al mattino in questa azione, diciamo, scenica, in questo pezzo di teatro che è anche quest'opera, si sveglia al mattino, ascolta un po' di musica, si cambia anche in modo molto sexy, si mette un reggicalze, eccola qui, e ha un vaso di fiori, si svolge un po' il risveglio mattutino nella sua cameretta.
allo stesso tempo nella casa di sinistra che vedete si muove un lui, un ragazzo, probabilmente a differenza di lei che è la classica ragazza, magari studente, un po' proletaria. Dall'altra parte c'è un lui che è chiaramente un flaneur, ha una casa molto bella, probabilmente la casa della madre che lui ha ereditato, in cui c'è un pianoforte, lui prova a suonare questo pianoforte, ma in realtà non è tanto capace, si fa un caffè, si mangia un cornetto, quindi è pieno di stereotipi anche questo, quest'opera, e beve questo caffè, si affaccia alla finestra per fumare un sigaro e vede lei, e lei vede lui, lui vede lei, e decidono di uscire un po', diciamo, forse per incontrarsi, diciamo così, a questa fontana, con la scusa per lei di cambiare l'acqua ai fiori e per lui di fumare una sigaretta. Quindi si scambiano questo sguardo di intesa, questa occhiata, e lei dice a lui bonjour, lui risponde con un bonjour, si lanciano di nuovo questa occhiata, ognuno ritorna a casa sua, e questo loop di 3 minuti dura per sempre, quindi si innamorano e si lasciano, diciamo, ogni 3 minuti. Questa grande installazione, che è un'opera che di Ragnar Kjartansson, un artista islandese, che rompe un po' gli schemi anche delle opere d'arte, perché sia una performance che un pezzo di teatro, che una scenografia del cinema, che una scultura, che un'installazione, non si può ben capire, diciamo, i confini anche di quest'opera, ed è per quello che mi interessa, era al centro, come vede, questa è la Sala delle Ciminiere, era al centro di questa mostra che in questi momenti avevamo dovuto interrompere per colpa del coronavirus. Allora, grazie a Ragnar Kjartansson, che è l'autore di quest'opera, abbiamo deciso, visto che il museo doveva essere chiuso, tra l'altro in quel momento c'era anche il tema che l'Italia era un po' il primo luogo del mondo dove i musei erano costretti a chiudere, Ragnar Kjartansson ha detto: per questa settimana in cui dovete chiudere, potete mandare lo streaming di quest'opera. E quindi per 2 ore al giorno, a museo completamente chiuso, sono venuti lo stesso gli attori, e per 2 ore c'era questo, diciamo, come lo vedete adesso nella ripresa, c'era questa sorta di buco della serratura in cui la gente da casa poteva vedere quest'opera. Ovviamente sappiamo che era una visione parziale, era solo per invogliare e mantenere viva l'attenzione del pubblico su quest'opera, per 2 ore al giorno. Quindi un nuovo modo di fruire della mostra, un nuovo modo di fruire dei contenuti della mostra, e soprattutto anche una piattaforma che ancora non avevamo utilizzato, quella dello streaming live. Intanto che... Ok, ci sono, Benissimo. Questa è stata la prima risposta al lockdown che abbiamo avuto. Dopo una settimana, come vi dicevo prima, e questo è stato sicuramente uno dei temi più interessanti, se vogliamo, della nostra forse abbiamo perso un attimo Lorenzo, vediamo se riesce a tornare. Eccoti. Eccomi, scusatemi. Abbiamo perso per qualche secondo. Ok, scusate, intanto avete visto un pezzo della... un pezzo della intanto va, continua ad andare. E tra l'altro ho messo lo streaming ulteriormente in loop, quindi... Hai visto che... tra l'altro, adesso non è questo il tema di oggi, ma quest'opera dà il via a tantissime riflessioni, anche sulla ciclicità del tempo, ma anche sul rapporto un po' tra il teatro e l'arte contemporanea, e questo loop, il fatto che questi ragazzi per mesi
si sono detti buongiorno, bonjour, ogni tre minuti guardandosi in questo modo fascinoso, è stato molto interessante, anche poi parlando con loro stessi di questa emozione, di questo lavoro. Comunque, vorrei continuare un po' nel racconto, dicendo che dopo questi cinque giorni in cui abbiamo mandato lo streaming live appunto di quest'opera, che trovate sui nostri canali YouTube, no? Abbiamo dovuto riaprire, e questa settimana di riapertura che c'è stata appunto a cavallo tra febbraio e marzo ci ha insegnato tantissimo, perché ci ha dato un po' la misura di quello che stiamo vivendo adesso, no? Questo nuovo modo e anche nuova percezione da parte del pubblico dello spazio di tutti, dello spazio in condivisione. Però anche questo è un tema molto interessante che a noi ha insegnato tanto, cioè c'è stato in una settimana di chiusura e una settimana anche di paura, perché questa è stata quella settimana lì, è cambiata completamente la percezione della gente, la percezione anche della condivisione di uno stesso spazio e delle regole diciamo di condivisione, di possibilità di stare insieme, anche se era passata solo una settimana. Quindi abbiamo riaperto con un crollo dei turisti, un abbattimento delle visite, delle presenze, anche una richiesta continua di nuovi dispositivi di sicurezza, di modalità di visita che potessero consentire delle distanze, eccetera. Dopodiché, dopo una ulteriore settimana di apertura, è arrivata la serrata generale, e anche con la serrata generale abbiamo pensato come museo di dover dare una risposta, di dover in qualche modo, benché appunto il museo per la prima volta in 45 anni dovesse rimanere chiuso al pubblico, di rimanere aperto, di trovare il modo, visto appunto che siamo un'istituzione culturale pubblica, di in qualche modo rimanere aperto. E poi ci sono persone che lavorano dentro il museo che avevano anche la necessità di continuare a lavorare, di trovare stimoli, di continuare a produrre contenuti. E la risposta a questo secondo step del lockdown è stata Due Minuti di Mambo, quindi un format. Anche qui, Daniele, su YouTube trovi tutta la playlist, e tra l'altro come Creative Morning Marta Trombini è stata protagonista di due video di questa serie di video su diversi temi legati ai contenuti del museo. Vi spiego un po' la genesi. L'idea è stata vogliamo continuare a proporre dei contenuti online anche per il target di pubblico che avevamo riscontrato con lo streaming di Ragnar Kjartansson e con il feedback ottenuto da quel tipo di esperimento, e vogliamo però farlo in una formula, con un formato che possa essere coerente, ripetuto, ma cercando di non annoiare. Il riferimento che abbiamo avuto è la radio. Quindi, siccome il nostro nome è un po' strano, no? Mambo, per essere a Bologna non è proprio che non si capisce tanto come mai, però ha questa derivazione un po' musicale, un po' anche radiofonica, allora abbiamo detto: perché non fare Due Minuti di Mambo come se fosse una canzone, come se fosse un breve brano, ogni giorno alle 15, simbolicamente nei giorni di apertura del museo, quindi da martedì a domenica. Tutti i giorni alle 15 abbiamo, per tutta la durata del lockdown, pubblicato dei brevi video, appunto di minimo 2 minuti, massimo 3 minuti e mezzo, che è un po' la durata canonica radiofonica di una canzone, su alcuni temi che erano la collezione permanente del Mambo. Ad esempio, il video fatto da Creative Morning con Marta Trombini è stato su quest'opera, L'ermafrodito mignolo di Luigi Ontani, che è un'opera della collezione del Mambo. L'altro tema era la mostra, che a quel punto avevamo dovuto chiudere definitivamente, ma i cui temi ci tenevamo ancora ad approfondire, a rendere disponibili e fruibili al pubblico. Giorgio Morandi, che per noi è uno dei temi saldi, perché siamo custodi del più importante patrimonio del Museo Morandi, di questo maestro dell'arte italiana internazionale, e poi il dipartimento educativo. Non ci dimentichiamo che il lockdown ha voluto significare anche la convivenza un po' forzata tra genitori e figli, tra nonni, zii e nipotini, la qual cosa ha voluto anche significare che non c'erano le scuole, ma non c'erano anche le attività dei musei rivolte a questo pubblico. Quindi, con il dipartimento educativo del Mambo, che è uno dei fiori all'occhiello
è uno degli asset portanti nell'azione del museo, abbiamo stabilito appunto una volta ogni 4 giorni di caricare dei materiali online in cui si potevano che si potevano scaricare dal nostro sito e con le istruzioni, qui vediamo Ilaria Del Gaudio, una delle nostre colleghe del Dipartimento Educativo, scaricando i materiali, i genitori, i nonni, gli zii a casa con i nipoti e i figli che appunto lontani da scuola dovevano stare chiusi in casa, potevano svolgere delle attività didattiche con le modalità con cui queste attività vengono portate avanti nei laboratori del MAPBO. Questo tipo di formato ha avuto un grande successo, i video hanno fatto migliaia veramente di visualizzazioni, ci hanno insegnato molto anche sulle possibilità che queste piattaforme e anche questo tipo di comunicazione ci potevano dare sul pubblico, e abbiamo quindi deciso di portarla avanti. Ad oggi, se andate sul canale YouTube del Mambo, in cui c'è proprio una playlist sui 2 minuti di Mambo, trovate oltre 75 video che sono continuati, perché il lockdown è finito ma i 2 minuti di Mambo sono continuati con un ridimensionamento dei temi, quindi si parla sempre di Morandi e della collezione, ma abbiamo aggiunto un capitolo, già diciamo un terzo capitolo, su alcuni ospiti che arrivano da altri ambiti della creatività, che vanno dal design al teatro, al cinema, alla cucina, che ci hanno proposto dei video sempre su questo formato, sempre sui 2 minuti di lunghezza, ma con temi affini ai temi di ricerca del museo e con una cadenza diversa. Ovviamente adesso il museo dal 19 di maggio ha riaperto, sempre come cavia, prima cosa che ha riaperto sono stati i musei, che hanno dovuto quindi anche inventarsi un po' un modo di riaprire, una modalità anche nella tutela della sicurezza dei luoghi, e quindi i 2 minuti di Mambo stanno ancora continuando con questa nuova modalità. Quello che mi preme dire è che, ovviamente il tema Insecure, no, che porta un po' il nostro incontro di oggi, noi non avevamo mai fatto niente di simile, questo è stato un vero esperimento in cui ci siamo buttati, e non avevo nessuna sicurezza di questo. L'unica cosa di cui ero sicuro è che non avevo soldi, per cui le cose che potevamo fare come museo erano solo iniziative che si potevano realizzare con i mezzi che in quel momento avevamo a disposizione. Quindi i video sono stati realizzati quasi tutti col cellulare, semplicemente tenendo il cellulare orizzontale e chiedendo ad amici, professionisti, studiosi, critici o agli artisti che hanno le loro opere all'interno del museo di fornirci dei contributi in modo che la loro opera, che di solito è fruibile direttamente dal pubblico vis-à-vis, potesse in qualche modo essere ricordata e evocata, sempre nell'ottica di un giorno riaprire e rimettere a disposizione del pubblico quell'opera con la sua funzione di empatia fisica che è necessaria per la funzione dell'opera. E ci tengo a dire che, come storico, critico d'arte, non si può sostituire la visita fisica ai musei. I musei sono fatti di muri, di opere appese e di relazione fisica tra le opere, gli spazi e il pubblico. Quindi i virtual tour, io non sono un gran fan dei virtual tour, ma anche tutte le iniziative che vanno un po', diciamo, a sostituire quel tipo di visita, non vanno lette come una sostituzione ma come un ampliamento, nell'ottica sempre che i musei vadano fruiti di persona. I 2 minuti di Mambo, in più, secondo me, questo carattere radiofonico, scherzo sempre dicendo che con chi fa i video, che mi chiede ma quanto devo essere lungo, poi sapete, no? I critici di solito sono molto prolissi, dicendo ma quanto devo parlare, in 3 minuti non riesco, e io insisto sempre in questa cosa della tempistica radiofonica, proprio perché mi immedesimo in me stesso quando ascolto la radio. Quando ascoltiamo la radio, non necessariamente sappiamo tutto della canzone che quel DJ ci sta proponendo, ma magari sentendo nei primi 30 secondi qualcosa ci incuriosisce, una sonorità, le parole, un rimando a un'altra canzone che conosciamo. E non necessariamente dobbiamo sapere tutto di chi è l'autore,
che cosa sta dietro quel testo, quando è stata composta quella canzone. Magari l'ascoltiamo tutta, magari ci piace talmente tanto che la shazammiamo per sapere chi è l'autore, poi lo andiamo a cercare per sentirne magari altre. Ecco, lo spirito è proprio questo, cioè io sento una canzone, vedo, ne parlo, ne sento parlare, sento un contenuto riguardo un artista, un'opera, lo vedo magari, ne vedo un frammento, ne sento parlare. Se mi interessa la posso approfondire sui canali, quindi social, web, quando sarà di nuovo aperto il museo anche di persona. Ma se non mi interessa, so che comunque sono 3 minuti, cioè posso sopravvivere, no? Anche senza cambiare canale. E quindi questo formato, questa brevità, questa possibilità di accessibilità ai contenuti, per me ha premiato un po' questo formato, tanto che abbiamo deciso appunto di continuarlo, anche se appunto solo più 3 video a settimana su 3 temi, ma di continuarlo proprio come azione di comunicazione del museo. Però ovviamente qui sono 3 scalini. Il primo scalino è stato lo streaming di Ragnar Kjartansson, il secondo scalino è stato i 2 minuti di Mambo, ma subito dopo i 2 minuti di Mambo è stato chiaro che questo lockdown non sarebbe stata una soluzione passeggera temporanea, ma quello che ci apprestavamo a vivere era un cambiamento radicale delle nostre abitudini di vita, della realtà in cui viviamo, e soprattutto ci poneva di fronte a un ripensamento anche del ruolo delle istituzioni nei confronti del pubblico, nei confronti della propria azione su un dato territorio. Questo è stato chiaro nel mese di marzo, tanto è che ci ha indotto immediatamente, il 4 aprile l'abbiamo presentato per la prima volta in assessorato, a pensare a un progetto che potesse ridiscutere, questo è il terzo step, che poi è quello più importante ed eclatante, che potesse ridiscutere il ruolo del museo, perché ovviamente si stava prefigurando una necessità, che era la necessità di ripensare la programmazione espositiva del museo, sia ovviamente, lo metto per primo in ordine di importanza, per un dissesto economico, perché ovviamente questa crisi, questa emergenza sanitaria ha messo completamente in crisi anche il sistema culturale. Ci tengo a specificarlo, nonostante appunto io non sia un politico, ma sono un tecnico che lavora all'interno di un museo, che il comune non ha abbassato in nessun modo il contributo che versa ogni anno ai musei, perché noi lavoriamo, come hai detto tu, in un'istituzione Bologna Musei, che è un'istituzione civica a cui afferiscono 14 musei e 6 sono quelli di cui io sono responsabile, che sono legati in qualche modo alle arti moderne e contemporanee. Però siamo parte di un'istituzione con 14 musei e questa istituzione funziona, diciamo, per un 50% del proprio bilancio con un trasferimento diretto del Comune di Bologna, che in questo modo gestisce i propri musei. E quel trasferimento, bisogna dirlo per essere onesti, non è cambiato rispetto al 2019, quindi rispetto a quello che hanno fatto molte altre città. In questo caso il Comune di Bologna ha trasferito la stessa somma anche quest'anno, nonostante tutto il dissesto economico, la stessa cifra dell'anno precedente. Ma il problema è stato che su quella cifra noi costruiamo una programmazione grazie alla nostra capacità di raddoppiarla, e in alcuni casi anche più che raddoppiarla, attraverso entrate proprie, entrate nostre, che sono ovviamente costituite da moltissime voci: l'affitto degli spazi per i convegni, per gli eventi, i bandi pubblici, privati, italiani, esteri, europei, l'attività del Dipartimento Educativo, i biglietti, ovviamente i biglietti staccati nei musei, le sponsorizzazioni che ci arrivano sulle nostre attività, e di tutto, le concessioni, bar, caffetterie, il merchandising che vendiamo dei nostri musei. E ovviamente quest'anno la nostra capacità di raddoppiare il contributo del comune è praticamente azzerata, se non è azzerata per fortuna, ma è fortemente debilitata da una situazione in cui per mesi siamo stati chiusi. Adesso abbiamo riaperto, ma abbiamo riaperto in modo parziale, con anche un ridimensionamento degli orari dei musei,
dico parziale perché le mostre temporanee non siamo in grado di farle, quindi abbiamo aperto ad esempio il Mambo, abbiamo riaperto, ma abbiamo riaperto solo la collezione permanente, quindi diciamo che l'offerta è parziale rispetto a prima. E con un ridimensionamento degli orari, senza la possibilità di fare eventi, almeno fino a nuovo ordine, che provochino ovviamente degli assembramenti, ma lavorando noi nella cultura, gli eventi sono un po' anche il nostro pane quotidiano, insomma quello su cui ci muoviamo, e quindi questa situazione generale necessitava assolutamente di una risposta, di una nuova progettualità. Questa situazione economica e diciamo strategica di pianificazione si scontrava anche con una situazione teorica, perché il Mambo, Museo di Arte Contemporanea, si occupa della stringente contemporaneità. Gli artisti che noi invitiamo a esporre al Mambo sono artisti che questionano, che interrogano, che eviscerano e ripropongono delle chiavi di lettura della contemporaneità, per cui tutto quello che noi avevamo pensato prima non ha più senso riproporlo adesso, perché suonerebbe assolutamente come obsoleto. Cioè, una mostra di un artista contemporaneo che è stata programmata per aprile e che venisse oggi allestita così come l'aveva pensata quell'artista prima del lockdown ignorerebbe una nuova percezione della realtà che tutti abbiamo e delle dinamiche che nessuno può ignorare, per cui in questa chiave anche le mostre che avevamo messo in programma non ci sembrava giusto semplicemente riprenderle da dove le avevamo lasciate, necessitano di un ripensamento e quindi di un periodo in cui possano essere posticipate per poi essere riprese. Quindi diciamo situazione concettuale teorica, una situazione economica e poi non ultimo un grido d'aiuto o comunque un contatto che ci arrivava dalla comunità creativa di Bologna, dalla comunità artistica di Bologna, che chiedeva al museo di impegnarsi in questo momento, perché non ci dimentichiamo che adesso stiamo ripartendo, ma gli artisti, i creativi, i registi, i fotografi, non c'è clausola di salvaguardia per queste categorie, non sono neanche considerate delle categorie, non c'è cassa integrazione per un artista. E quello che ci dicevano gli artisti è: ok, adesso finirà la quarantena, finirà il lockdown, e però noi ci troveremo nella situazione di non avere i materiali per produrre nuove opere, non avere la possibilità di affittare uno studio, di non avere un luogo neanche in cui lavorare. Quindi emergeva sempre di più, qua siamo ancora ad aprile, la necessità di mettersi in discussione e la necessità di dare degli spazi agli artisti per ripartire dalla produzione, non dall'esposizione, ripartire un po' dalle basi. Il dissesto è stato tale che la prima cosa che dobbiamo fare per ripartire nell'ambito dell'arte contemporanea è dare la possibilità agli artisti di fare le opere. Questo è proprio un ragionamento, diciamo, base, di terra a terra. E quindi riemergeva uno degli obiettivi che io ho sempre avuto dall'inizio, da quando ho fatto il colloquio per questa posizione, e cioè questo desiderio di fare di dotare il museo sul, non è niente di originale, niente di geniale da parte mia, copiando quello che fanno molte istituzioni, soprattutto nel Nord Europa, dotare il museo di studi, di spazi da dare agli artisti per convogliarli vicino al museo, convogliarli alle progettualità del museo e creare in questo modo anche una comunità, una massa critica di riferimento per le attività del museo. E quindi ad aprile ricordo che proposi subito all'assessore, al presidente, al consiglio di amministrazione, e questo è il momento finalmente di dotare il museo di studi, perché il messaggio giusto che vogliamo dare come città è anche quello che uno degli asset principali della ripartenza deve essere l'arte, deve essere la creatività, devono essere gli artisti. E questa idea è piaciuta subito, ma altrettanto subito è stato chiaro che non avrei mai potuto, per i problemi economici di cui dicevamo prima, avere degli spazi ulteriori da gestire, per problemi economici, per problemi anche di spazi da trovare, di personale da dedicare a questo nuovo spazio che in teoria avrei potuto avere. Quindi è chiaro che l'idea era buona, ma non c'era fattibilità di questa idea. Tutti
tutti erano d'accordo su questa urgenza, erano d'accordo anche sulla strategia di puntare su questo determinato segmento per ripartire, ma la disponibilità non c'era. E allora da lì la deduzione è stata semplice: allora benissimo, non posso fare più mostre, comunque non ha senso in questo momento ricominciare semplicemente a fare mostre, utilizzo lo spazio delle mostre temporanee per fare degli studi d'artista. E da qui nasce il progetto del nuovo Forno del Pane, quindi trasformare lo spazio delle mostre temporanee, la sala delle ciminiere in primis, che è lo spazio in cui allestiamo due o tre grandi mostre l'anno, dividere questo spazio e farne degli studi per artisti. Sono venuti fuori 12 studi per artisti, proprio in questi giorni stiamo concludendo le operazioni di selezione degli artisti che da luglio occuperanno, vivranno lo spazio del Mambo, convertito quindi lo spazio del museo da uno spazio di esposizione a uno spazio di produzione, vivranno in questo spazio e avranno quindi modo sia di ricominciare una produzione artistica, produrre nuove opere, ma anche di costituire fisicamente una comunità artistica che sarà un po' il punto di riferimento per la ripartenza in questo settore, ma anche una massa critica di riferimento per il museo sia in questi mesi che poi in futuro. Quindi mi piace questa idea, ovviamente il nome deriva da chi di voi è di Bologna sa che l'edificio in cui il museo è attivo dal 2007 è conosciuto con il nome Ex Forno del Pane, e che è una cosa che non mi è mai piaciuta, perché questo ex in un museo di arte contemporanea suona estremamente strano, e quindi la deduzione è stata molto semplice: togliamo questo ex e lo sostituiamo con Nuovo Forno del Pane, metaforicamente rimettiamo in funzione le ciminiere che sono lì come vestigio del passato, ma noi vogliamo sfondare la vestigia del passato, riappropriarcene, rimetterle in funzione, far uscire di nuovo il fumo dalle ciminiere e trasformare il museo in uno spazio creativo, in una factory in cui si possa veramente produrre. E quello che vedete nell'immagine è il logo del progetto, il logo del Nuovo Forno del Pane, che è stato realizzato da Aldo Giannotti, un artista che aveva una mostra personale programmata per giugno, mostra che non è stata cancellata, ma come vi dicevo prima è stata prorogata e in questi mesi sarà ripensata alla luce di quello che è successo. E nell'attesa Aldo Giannotti ha disegnato questo logo che mi sembra molto efficace, è il museo, l'architettura del museo che si trasforma in una cassetta degli attrezzi a disposizione di questa comunità creativa, e con le ciminiere in funzione che danno un po' questa idea di ripartenza e di possibilità. E l'idea di fondo che mi piace dire è che io ho sempre pensato al museo come un raccordo, quindi il museo dovrebbe essere il raccordo tra gli artisti e le professionalità che si muovono all'interno del museo e che si muovono in una città. Quindi attorno a questi studi stiamo già realizzando dei laboratori che vanno da una falegnameria a una stamperia a uno spazio in cui realizzare dei video, un set per realizzare dei video, e questi spazi sono spazi che non solo sono messi a disposizione dei 12 artisti che prenderemo in residenza, ma sono a disposizione di tutti gli artisti di Bologna che ne hanno bisogno per ripartire, per produrre le loro opere, per avere uno spazio di possibilità anche produttiva. E a cosa ancora più interessante, questi spazi sono resi possibili dalle istituzioni culturali di Bologna che di quei temi, di quegli argomenti trattano. Quindi avremo delle collaborazioni, ad esempio, con Teatro Comunale, con Cineteca, in cui gli scenografi, gli artigiani del Teatro Comunale potranno mettere a disposizione degli artisti presenti e che vogliono frequentare questi laboratori delle competenze che solo loro hanno e che possono essere utilissime per gli artisti. Quindi il museo proprio come raccordo, come centro di sperimentazione in cui quello che stiamo cercando, e tra pochi giorni avrete anche un po' la lista degli artisti che abbiamo selezionato, non è tanto
il premio, diciamo, alla capacità o alla produzione artistica del singolo, ma è più nell'ottica di una competenza da portare all'interno di questo gruppo, quindi un progetto di residenza con spazi di lavoro per artisti, ma in cui l'idea non è tanto quella di avere dei prodotti finali, avere dei dipinti, delle sculture, dei video finali, ma soprattutto di creare una comunità in cui ognuno possa portare un contributo, possa portare una conoscenza, una ricerca, e quindi contribuire in qualche modo alla creazione di questa massa critica.